che bocca grande! Io mi mangio le minestrine con la crema di riso e l'orata! Ho deciso di vloggarvi anche perché avevo registrato il videovlog del compleanno di mia nonna, ma ovviamente a metà video mi ha abbandonato la telecamera e per cui non l'ho neanche montato. Magari se vi interessa lo stesso vedere qualche spezzone, come era vestito Alessandro, che era un fighissimo da paura, e io ve lo metto. Adesso sono le 8:30, è venerdì 6 giugno. Sì, ecco, questo qui è quello che mi è uscito per il fondotinta che ho fatto vedere nell'ultimo video di Yves Rocher. Guardate che meraviglia. Vabbè, e sono le 8:30, devo andare in posta. Oggi andiamo da mia mamma che facciamo i sacchettini per il battesimo di Ale, che sarà domenica, non questa, la prossima. Faccio vedere il mostriciattolo peloso. Stricciatele peloso. Ciao. Tata. Mangiamo il biberò. Mangiamo il latte. Cosa dici? Mangiamo il latte? Sì. È quasi pronto. È quasi pronto. Per farvi capire, vi faccio vedere cosa succede quando Ale vede il biberò. È pronto il bibe. Va bene, adesso andiamo a mangiare il bio e lo porto di là però. Un attimo, devo portarlo di là e prenderti. Adesso mangi, bevo, un amore. Un attimo. Ehi, ti calmi? No, amore, eccolo qua il bimbo. Un secondo solo che si raffredda un po'. Si raffredda un po'. Non sta a fare il monello. Non fa il monello che non sta. Non stai morendo di fame, amore mio. È quasi pronto, si deve raffreddare un pochino. No, è chiaro, no? Dai. Ecco, adesso mangiamo. Quello che non piange più è felice perché ha mangiato la pappa. Sei tutto sudato come un maialino. Come un maialino sei sudato, sì. Adesso dobbiamo andare a cambiare quel culo lì, darci una rinfrescata, che dobbiamo andare in posta, dobbiamo andare in due o tre posti. Hai capito? Ehi, piccolo. Ciao. Ciao. Hai visto che hai le orecchie a sventola? Ti devo mettere lo scotch io qua. Mettiamo lo scotch. Per tenerle. Guarda che brutto, quelle orecchie a sventola. Fai vedere a mamma qua. Fammi vedere. Già, i dentini dove sono? Non ce li ho ancora perché sono un patatone. Ma cos'ha di bello quel tappo lì? Amore? Fai capitano uncino? Ciao. Ciao. Yo! Brum brum. Ale? Ehi, sei vestito tu? Ma come siamo belli con le braghette corte? E con le scarpe dell'Asia. Sì, perché sono le uniche che metto. Non mi piacciono le altre pepe, no, quelle lì mi piacciono solo. Ehi, Ale, adesso la mamma si veste, fai il bravo. Fai il bravo. Guarda che casino che hai fatto nel tuo lettino. Bene, siamo finalmente pronti, adesso partiamo e andiamo in quei due o tre posticini dove dobbiamo andare. Trucco velocissimo, proprio la base, infatti non ho neanche corretto le imperfezioni, non mi interessa. Base Face and Body di MAC, Cipria Essence, blush illuminante della Kiko che ho fatto vedere nell'ultimo video, che vedrete tra l'altro oggi online alle 2, e trucco occhi molto semplice con la Pupa Eccoci Princess. pronti, sono brum brum. Sei pronto? Cosa fai con gli occhiali messi così? Ciao! Eccoci arrivati! Ci siamo quasi! Dovrebbe esserci Manuel con l'indietro giù che ci aspetta.
Eccolo, che mi sta preparando la bicicletta. Stai giù, stai giù. Ciao papà. Ciao. Ciao, vai giù. Ehi. Non ci riesci. Non mi interessa. Non ci riesci. Non mi interessa. Dove vai la bici di mamma? Mi sa che non mi tocco. No. No, che non tocchi. Dove vai? Dove vai a cincarle? Saluta Ennira. Dove vai? Con la bicicletta? Che sei uno scricciolo furioso. E se lo zio Rico si ricorda di portarci la sella? Ti ha fatto cacca? Sì. Oh, che bravo! Ecco, quando avrete un bambino gioirete ad ogni sua cacca. Più o meno. Bello. Bello. Cucù, sette! Le tue tatali. Ecco cosa ho preso. Ho preso questa per, come repellente per Ale, per le zanzare, della Flora, che mi ha consigliato la mia collega. Questa qui buonissima, una crema mani all'olio d'oliva della B&B, ha una profumazione fantastica. E poi mi sono comprata la crema per il viso che avevo finito, e quindi vi dicevo che appunto volevo passare a qualcosa di bio barra naturale. Ho preso questa qua che avevo un campioncino e mi è piaciuta tantissima, e mi hanno dato questo sacchettino con tutti i campioncini dentro. Non so cosa c'è, l'olio da massaggi e cose della Veleda, poi c'è una crema corpo lì della Naturel. Ecco, niente, adesso mi prendo su quello che devo spedire e vado in posta, perché ho venduto su Depop un oggetto e appunto devo andare a spedire. E ci vediamo dopo. Ehi, ehi, fai vedere che sei brava a mangiare la minestra, eh? Sei bravo. Ehi, Ale. Dio, che schifo. Che bocca grande. Io mi mangio le minestrine con la crema di riso e l'orata. Apri. Dai, non farmi le bocche. Che buono, mamma, che buono la pappa. No, guardare la TV. Ale, Ale, dai. Oh, bocca grande. Ma che bocca grande. Bzz, bzz, sei tanto bravo te. Però la sera non la vuoi la minestra, non so perché. Cosa c'è? L'hai finita tutta. Era un piattone pieno, basta. Basta mangiare che diventi ciccione come la mamma. Basta. Guarda fin dove c'è la minestra. Hai visto? Fin dove c'è la minestra. Dov'è la tua macchinetta? Cosa fa lì la macchinetta? Aspetta che te l'accendo. Eccola. Dov'è l'altro pezzo? Dov'è l'altro pezzo? Bacincarle. No, si guida così la macchina, è così. Brum, 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 brum. Aspetta che facciamo sentire la musichetta bella. Aspetta. Aspetta. Brum brum. Tutturara. Che bella è questa musica qua. Che bella è. Adesso vai avanti tutto il giorno con questo casino. Dai che la mamma deve preparare, che dobbiamo andare da nonna.
Vieni anche te, Dudi. Vieni anche te dalla nonna. Oh, sì, sì. Vengo anch'io. No, tu no. Adesso voi due fate le nanni finché la mamma si prepara di là, va bene? Mm? Fai le nanni con Mickey Mouse. Chi è che te l'ha regalato quell'Henry? Il dottore. Il titolare della mamma che ti ha fatto il regalo di Natale. Che bello quel mini lì. Hai tanto sonno. Dormi, amore mio. Fai le nini. Fai le nini. Pronti. Vieni qua, te, non andare in giro. Indira. Dai. Pronti per andare da nonna? Capellino? Allora, mi è venuta in mente una cosa, finché sto passeggiando per andare appunto da mia mamma, speriamo di non trovare nessuno. Se qualcuno di voi è da vieni Indira, se qualcuno di voi è da queste parti e cerca negozi biologici, volevo indicarvi, a Tiene ce n'è uno che si chiama Cuore Bio e l'altro è più grande, è l'Incontro, che fa sempre parte, mi sembra, della linea di supermercati biologici, Cuore Bio. E poi a Schio ce n'è uno di veramente grande, dove siamo andati stamattina, si chiama La Bottega degli Scalzi, dove appunto trovo prodotti della natura, perché gli altri due non tengono prodotti di questa linea, e dove trovate ovviamente anche l'olio di cocco. Ecco, adesso basta, perché non ce la faccio mica a parlare, a camminare. Sono da rottamare. Scusa un attimo. Siamo arrivati, qualcuno si è addormentato finalmente. Ah, ma quanto caldo fa oggi. Cioè, saranno tipo 30 gradi. Io non ne posso già più, non oso immaginare quest'estate. Vabbè, comunque, visto che adesso Ale dorme, io ne approfitto per andare giù a stirare, visto che ho una marea di cose da stirare. Ci vediamo dopo. Bello! Adesso mangiamo la frutta. Mosci, mangiamo la frutta. No, piangere, no, no, no. No, amore. Eccola qua, è pronta la pappa. Adesso mangiamo, ecco. Il chef si sta preparando risotto con 2 z con le zucchine dell'orto. Chef, è pronto? Sì, mi ha detto che manca ancora un pochino. È pronto adesso? E te? Cosa fa la macchinetta per terra? Com'è che fa? Quanto ti piace quella macchinetta lì? Ci mettiamo una slorda di burro per mantecare. Non è una slorda, è una noce. Una noce, è una slorda. È una noce. È una noce di burro. 2 noci. 3 noci. Cos'hai mangiato te oggi? Una slorda di burro. Cosa fai te fuori? Oh, Indira. Ehi. Cosa fai lì? Chi passa? Ecco. È pronto? Ecco, mi sono da letto. Ehi. No, ti spegni il gioco, papà. Buon appetito. Tu non hai mai assaggiato questo? Assaggiamo. Sto preparando il risetto per Ale, perché gli abbiamo fatto assaggiare, gli piaceva tanto che le vuole anche lui, e allora adesso la mamma gli fa il risotto bollito. Vero Ale? Brrr. Mangiamo il riso. Io voglio un riso. Bene, sono le 10:30, siamo appena tornati dal corso per il battesimo. E adesso andiamo a letto fra un po', anche perché io domani sono reperibile, perché facciamo pronto soccorso domani e anche domenica. Quindi se qualcuno qui in zona ha problemi di denti, chiama il pronto soccorso e noi corriamo in studio. Altrimenti, se tutti stanno bene, me ne sto a casa, però sono reperibile e quindi non posso muovermi. E poi domani pomeriggio, l'abbiamo saputo stasera,
abbiamo l'incontro in chiesa per, e ci spiegano come verrà fatta la messa, cosa dobbiamo fare, c'eri, non c'eri, tutte quelle cose. Io vi saluto, Manuel. Manuel vi saluta. È una strada di piglia, smettila. Ho detto Manuel vi saluta. Volete vedere un piripillo? Cos'è il piripillo? Cos'è il piripillo? Cos'è che sia il piripillo? Dimmi. Dici. Eccolo qua, il piripillo. Ah. Potete dire. Grazie.